E andiamoci a sbustare queste 8 buste. 8 buste in questa live che sarà anche un video su YouTube. Allora, deve uscire lo zoccolo scaglioso maledetto. Oppure doppioni vari, cose che mi fanno avere le ultime 250 dust necessarie. Intanto tutte queste rare buttano bene. Per il sacerdote, paladino, missione secondaria, 5 servitori, ricompensa 1-1 ai suoi servitori. Questa già ce l'ho. Missione secondaria, consuma 3 per lanciare magia, poi un drago 6-6. Ma non lo uso, e questa già ce n'ho 2. Sì, scarica lo drago, è figo. Cioè è figo, con quest'ultimo aggiornamento non mi sembra tanto figo perché vanno in giro solo ultra e deck maledetti imbattibili, quindi... Una carta blu, una rara. Sempre per il sacerdote, mi sto uscendo parecchia roba. Questa ce l'abbiamo già e anche questa. Però qualcosa di nuovo già l'ho visto. Già l'ho visto per tutte le classi. Non so se ne ho uno solo di queste e con questo ragazzo. Comune dorata. Per il druido mi pare questa si possa bruciare. Un'epica, attenzione, per tutte le classi. Scambia il tuo potere eroe con quello dell'avversario fino al turno successivo se una volta me l'hanno usata contro. Ha più 2 per ogni drago in mano. E questa già ne ho 2 per il guerriero. Ti pareva? Quella poca roba per il guerriero non ce l'avessi già. Ti pareva? Oh, una carta blu. Invoca Galakrond 2 volte. Questa non ce l'avevo. Questa ce n'ho a pacchi. Infligge un danno a tutti i personaggi per lo stregone. Attenzione, un'altra carta blu. Missione secondaria, potete essere servitori con assalto ricompensa con un grifone 4-4, un assalto per il cacciatore che però non fa parte del mio deck. È una comune per tutte le classi, è la stessa di prima, il goblin planante. Planare. Allora, vediamo un po'. Tutte le classi. Questa scudino in assalto, non mi ricordo se ce l'ho. Non può essere bersaglio di magia e potere eroi. Infligge 3 danni a un servitore nemico casuale. Una rara, attenzione. Scegli più 2 se va, ma il druido tanto non lo uso per il momento. Rigenera 8 salute. Il paladino infamissimo. Ed ecco quella che prima ci è uscita dorata. Ultimi 3 pacchetti. Attenzione. Cerchiamo Kronks. Zoccolo scaglioso, signori. Un altro druido da cambiare. Il lanciarbusti. Un guardiano ambrato. Se non avevamo la coppia, ora ce l'abbiamo. Attenzione al tiranno gemello che lo cercavamo. Infligge 4 danni a 2 servitori nemici casuali. Carta molto forte, soprattutto in mano al paladino che gli raddoppia quel cazzo di attacco lì. Lo rende come l'energia. Mi sfonda ogni volta. Invoca Galakrond. Non mi ricordo se è il paladino o no, il sacerdote, mi pare, non mi ricordo, comunque qualcuno era. Infliggi 2 danni se un drago in mano, invece infliggi 4 danni con furto vitale. Ultimi 2 pacchetti, neanche una leggendaria, attenzione. Speriamo in una leggendaria in questi ultimi 2 pacchetti. Non può essere bersaglio di magia e potere eroe. Non può essere bersaglio di magia e potere eroe, a pressione. Un'altra rara. 5 danni a un servitore, fornisce 5 armatura se un drago in mano. Non mi ricordo se di questa ne avessi una sola o 0. Comunque pochissima roba per il guerriero, che palle. Più 2 se un drago in mano. E grido di battaglia, distrugge l'arma dell'avversario. Ultimo pack. Una rara. Questa ce l'avevo già. Niente leggendaria per ora. Il druido non lo usiamo. Questa ce l'ho già. È l'ultima carta, signori. Non è una leggendaria. Non è una leggendaria. Ce l'avevo già. Ok, non abbiamo trovato ovviamente la carta che ci serviva. Ovviamente, dico, perché proprio è ovvio. Però possiamo andare a disincantare la bellezza di 175 dust, 29 carte,
di 40, quindi abbiamo 11 carte nuove, abbiamo trovato, che non avevamo. Andiamo a disincantare più mi pare che chi era? C'era un qualcosa di dorato, questa che ce la andiamo subito a disincantare e fa altre 50 e non mi pare di aver trovato altro dorato. Qui no, quella però non so se avevamo già la coppia. Abbiamo questa, però è una missione secondaria che non avevamo, quindi seppur disincantandola mi dà 100 e riuscirei ad arrivare ai fatidici 1600, ma non la vado a disincantare per il momento. Ti sei riscaricato Castle Clash? Sì, è un altro gioco Castle, proprio non ci ho capito niente, me lo sono scaricato, ogni aggiornamento aggiungono qualche altra modalità, è un casino, non ci capisco più niente. Proprio ho perso le speranze, veramente. Con quel gioco ho perso totalmente le speranze. Anche perché quando ci ho iniziato a giocare, un attimino era comprensibile. Cioè, c'era il vampiro che girava lì la zucca, vedevi la barrettina, skillava, attivava, cioè ti rendevi conto. Mentre adesso è un casino. Inizi una partita, metti e ti skillano quelli da dentro al villaggio e skillano i tuoi. Non ci si capisce un cazzo, veramente. È una tristezza incredibile. Proprio non ci sono riuscito a giocare. Cioè, ci ho riprovato perché ho detto: vabbè, c'ho Mino, mi ci faccio qualche partita. Voglio riprenderlo un po' anche per YouTube, ma niente. Cioè, proprio. Però, a parte che mi sono dimenticato una valanga di roba, quindi sono proprio diventato un nabbo dei peggiori della storia. Ma poi non è più il gioco che avevo scaricato da giocare, divertente, che per quanto semplice fosse, ma l'eleganza e semplicità, bisogna anche essere complessi nella semplicità. Non è che ogni anno a calcio aggiungono due portieri, la porta 3 metri più grossa, un altro pallone, il camburetto triangolare. Cioè, una cosa deve essere semplice e complessa allo stesso modo. Se per renderla più bella sei costretto a mettere poi le skill, prima erano 3 righe, mo le skill devi scorrere, non ci si capisce un cazzo. Buffa, debuffa, resistenza a quello, non resistenza, 3 secondi, cooldown, 5, 4, 2. Si capisce veramente un cazzo, quindi così si è peggiorato parecchio quel gioco. E non avevo visto che potevo distruggere questa qui, perché tanto io non sono. Control Warrior, Galakrond Warrior, sì, ma ce l'aggiungo normale. E mi prendo 100. Scusatemi. Ma devo farlo. Comunque, questo è quanto per il video. Quindi, per chi sta guardando il video, un saluto e al prossimo video.